Ciao Salinas, come state? Bentornati nel nostro canale e benvenuti in questo nuovo video. Ok, questo regalo è camisa che è della nostra cuginetta, della Alessia, e la Sele l'ha trovato qua dove stanno loro in camera. E spero che non... No, ti metti un pochettino magari sporco. Mi ha scusato come era fare il video con la Selina, è sempre molto... molto mi vuole menare, ecco, sempre. Ehi, no, allora respira. Non la voglio, è impazzita. Ok, allora oggi siamo qua, come avete visto dal titolo, con un video che dovevamo fare da veramente un sacco di tempo. E finalmente oggi abbiamo trovato l'occasione perfetta. Ok, c'è un lecca che cammina da solo. Ok, e finalmente oggi abbiamo trovato appunto questa bellissima occasione per farvi vedere l'armadio della Selena, tutto completamente fatto da i Bobby. Adesso iniziamo subito, ragazzi. Sono dei vestiti fantastici. Bobby. Sono andati già da un po', perché appunto io ho preso il poppit, ragazzi. Ammirate il poppit della Selena. Bobby. Sì. Ma si vede che è mia figlia? Sì, vero? Almeno caratterialmente si vede. I vestiti che abbiamo scelto questa volta sono tutti quelli estivi, quindi sono anche molto molto in stile mamma, come quelli che piacciono a me. Ma ora ve li facciamo vedere insieme. Sono veramente dei siti bellissimi, veramente di ottima qualità. E poi la cosa bella di questo sito, vi giuro, è che ci sono vestiti per bambini piccoli come loro, ma con lo stile proprio anche da abbinare al tuo, dal tuo mamma, dal tuo papà, dal tuo signorino, non metterlo in bocca. E Selena, allora ci sono tutti gli stili che volete, vi giuro. Trovate quello molto scialle, con le magliette scialle. Trovate i top molto carini, che sono quelli che vi ho scelto la Selena. Vestiti eleganti, cioè delle cose veramente pazzesche. Ma vi basta dare un'occhiata veloce in quel sito, che vi giuro vi innamorate. Questo video, infatti, sono sicura che lo apprezzeranno tutte le mamme, perché vi giuro ci sono dei vestiti per i bambini stupendi. Sono meravigliosi, è vero? Non lo mangiare, dai amore, no. Non ci sta. Basta. Sele, mi devi aiutare a far vedere ai dadi i tuoi nuovi vestiti. C'è vestiti questo. Quello è il poppy. Mi aiuti? Mi aiuti? Naturalmente oggi non fa molto caldo. In realtà ci ho messo un po' a registrare questo video perché... appunto, faceva troppo caldo. Io quando fa caldo, cioè prima che la Selena non riesce a registrare, è stressata, cioè va caldo, non sta in un... Cosa fai come me? Allora, mi aiuti? Vi facciamo vedere il primo. Mi sta prendendo in giro, vero? Raga, l'altro giorno mi ha preso per il culo in una maniera assurda. In pratica mia mamma gli aveva appena comprato questo poppit, la mamma piace e gli aveva comprato quel poppit. Allora, a un certo punto, dopo che stavamo tornando dalla cena, lei aveva questo coso nel passeggino dietro di lei e l'aveva nascosto. Io questa cosa però non la sapevo. Io mi fa: mamma, il mio poppit. Io la Selena l'hai fatto cadere, l'hai perso. E allora ci siamo messi un pochino lì a camminare per cercarlo. Il mio poppit. E poi il negozio era ancora aperto, quindi facevo bene, e allora ti dovevo comprare un altro. Io attraverso la strada per andare a comprare l'altro, li stavo guardando per scegliere quale prendergli, e mia mamma mi fa: vieni qua, guarda che te lo ti devi dire la Selena. La Selena era lì, che appena l'ha visto come guarda. Poi... Oh! Aspetta, adesso lo facciamo vedere. Zitta, mamma. Appena ha visto che io sono... Appena ha visto che io ho trovato la strada, lei fa: nonno, guarda, non ascolta, mamma, non dirlo alla mamma. Mamma, mi ha preso un botto in giro, ti giuro, un botto. Allora, se ne facciamo vedere questa lattina che hai aperto. Questa è la totina, che è super bella. È molto semplice, proprio suoca plus, come diciamo noi.
E questa è una. Poi che cos'altro abbiamo? Ah sì, abbiamo quest'altro pacco. Piano amore, piano, 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 piano. Che sono questi pantaloncini qua. Cioè, che roba bella è. Sono lunghi, anche se non sembra. Cioè, tipo, gli arrivano un pochino sopra le ginocchia. Sono veramente bellissimi, sono elastici. Sono super carini. Se le ti vuoi mettere qualcosa? Ti no. Vuoi provare? No, no. Scusa. Guarda. Cosa lo chiedo a fare? Vieni qua, che non ti vedo. Vieni qua, tanto la mamma. E insieme a questi pantaloncini qua, leopardati, abbiamo questo top. Che in realtà non è questo tanto top, come sembra, perché c'è un abbastanza lungo fin qua. Cioè, quasi all'ombelico. Poi abbiamo quest'altro pacco. Se le mi aiuti? No. Se avete una scatola che vola è la Selena. Ok, poi abbiamo questo qua. Che sono questi simpaticissimi pantaloncini a pua. Anche questi elastici. Insieme a questo top. Che è così. Alcune di queste cotine io gliele ho già messe, quindi in caso vi metto anche la foto di lei mentre gli indosso. Bello amore. All'inizio avrei tanto voluto fare il video in questa maniera, cioè tipo lei gli fa vedere i vestiti addosso. Solo che lei, cioè comunque siamo ancora d'estate. Adesso oggi non fa molto caldo, però non mi va di stressarla moltissimo. Ci ho provato, però ho visto che era veramente troppo impegnativo per lei e non mi piace darle fastidio in questa maniera. Quindi preferiamo farvi vedere così i vestiti. Poi abbiamo preso anche questo qua. Che questo non sono vestiti, ma è una cosa troppo figa. Che se a voi piace fare le cotture dei vostri piedi. Ora vediamo tutto, amore. Abbiamo preso questi elastici qua. Tutti dei, con dei colori stupendi, vi giuro. No, tu dopo li perdi, Selena. Eccola! Sei tu? Sei proprio tu? Sto aspettinata, guarda. Facciamo qua piano. E poi tu devi stare qua con me. Vieni qua con me. No. Come no? Ok, li puoi mettere qui dentro. Non farli cadere. Se questi si servono per farti dei ciucci. Non li per... No, amore, non mi fido. Ok, sai cosa ti date? Dove sono gli altri ciucci? Dove sono, amore mio? Ecco, questi li vuoi? Sì. Vieni qua, mi aiuti. Ok, aiuti, cos'è? Così. Prendilo, fammi vedere che cos'è. Mentre tappa sempre da i botti. Wow, sono questi qua. Con un sacco di spille. Spille si chiamano? Vincias in spagnolo. Ce l'hanno lì. Come si apre? Adesso io mettiamo due alla sera. Ah, si mette sui capelli? Sì. Posso mettertene due? Una? Ah, una, raga, non due. Mia. Quale vuoi? Due. Ok, dimmi un colore. Ok, vuoi quelle rosa o gialle? Tutte e due? Sì. Secondo me ti combina ma è da chi? Da due. Questo? Ok, vuole questi qua? Sì. Te li posso mettere? Ce l'ho due. Ok, dai. Tu guarda queste qua, mi raccomando, stai attenta. Ok, e infatti sono proprio quelle, queste bellissime. Amore, devi fare così. Però vieni fin qua. Così la mamma ti fa vedere. Si fa così, guarda. Capito? Sì, ok, ha capito. Ok, ecco fatto. Tutte le spille che dopo le metteremo nel suo cestino dove ci sono tutti i suoi fiocchi, i suoi ciucci, tutte le sue cosine belle. Noi! Allora me lo metto io. Giallo, non giallo. Guarda. Oh! Dai che giallo. Ok. Prego. Ok, altro pacco. Abbiamo questo qui. Questo è bellissimo e non gliel'ho ancora messo. Vi giuro che non vedo l'ora di vederla. È un pochino da maschietto, ma vi giuro che non lo so, mi sono un sacco di stiloso. Glielo volevo prendere, anche se è più da maschietto che da femminuccia. Stella, aiutami, tira fuori. Questi mi raccomando, non li perdiamo. Abbiamo questo qui.
Ditemi se non è pazzesco. Questi pantaloncini qua super super comodi, cioè si vede proprio, si sente, sono molto tipo quelli che mettiamo noi. Questi qua insieme a questa, che sarebbe la sua canottiera. Vi giuro che appena gli metto questo outfit gli faccio una foto della Madonna, assolutamente. Cioè, ma che roba bella è? Me lo dite, che roba bella è? È stupenda, mi piace un sacco. Ma ancora ho voluto aspettare per mettergli perché appunto la volevo vedere qua nel video. E avevo paura dopo di te. Infatti, alcune cose le ho messe. Però ho sempre fatto la foto così, ho detto in caso le perdo, metto la foto. E infatti dopo alla fine del video vi farò vedere anche altre cose che magari non le ho messe. Ma mamma. Ah, aspetta, mi fa male la gamba. Mamma. Quale vuoi? Quale vuoi? Io voglio metterti qua quello giallo. Qui questo. Sì. Te lo posso mettere qui? No, questo. Tu. No, tu. No, no, io glielo voglio mettere alla silenzio. Tu, no, tu. La che tu? No, voglio l'altro giallo. Così? Sì. Vuoi mettere questo? Dimmi, dimmi. No, non lo voglio. Aspetta. Vuoi quello? No. Quello piace. Ok. Se la ti piace, non sono carina? Poi piace. No, non lo voglio. Sì. Non lo voglio. Amore, quanti voglio vuoi mettere? Ok, vi faccio vedere un altro outfit. Questo in realtà non è estivo, infatti ancora non abbiamo trovato occasione per metterglielo. Ma è super 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 wow. Oh, amore mio, non li posso mettere tutti, dai, basta. Guarda che cosa ti ha preso la mamma. Apri. Metti la mano. Dove li metti? Li posso mettere tutti, eh? No. Ah, quindi io me li devo mettere tutti e tu no? No, 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 non mi piace questa cosa. Mettiamo qua. Ragazzi, stiamo addobbando la Serena. Mi ricordo che c'era un gioco molto simile, Cerenia, quello che si faceva però con le mollette, quelle per i panni, che tipo le feste di compleanno chi aveva più mollette vinceva, una roba del genere. Era carino come gioco. Oddio, ho avuto proprio una flashback. Perfetto. Ah, vuoi mettere anche le mie? Ah, me le rubi? Grazie, grazie Serena. Mi rubi le mie spillette? Come si? Io direi di metterla una qui. No. Yeah. Antipatiche. Ok, vai, finito. Selena, aiutami per favore. Non riesco, Selena, non riesco. Non riesco, non esce. Sì! Selena, ma quanto sei forte, mamma mia. Ok, adesso, come ho detto prima, appunto, questo qua non è molto estivo e glielo dovremo mettere tra un pochino quando arriverà l'autunno. Non metterlo in bocca. Abbiamo questo qui, che sono dei pantaloni super. Ma che è questo? Ma le cucine mettono la radica di capucchetta. Avete capito, no? Questo quando lo vuoi mettere, Selena? Quando vai a scuola? Quello no. No? Ma che così, quella. Ma non lo metterai quando andrai dai bimbi? Bimbi, così no. Ok, questo qua invece è il top di me per farvi vedere quanto è figo, vi giuro. Poi la Selena quando lo indosserà sarà ancora più bello perché toglimi. Ragazzi, queste sfide diciamo che li ha apprezzate la Selena. Aio cosa? Mica ti ho preso la pelle. Ma cosa dici, Aio? Sei una birba, una bugiardona. Ok, allora appunto ci sono questi pantaloni qua. Con questi lacci lì, non sono lacci, però sono, dai, nel senso che dopo lì si vede la pelle, sì, si vede un po' la pelle. Hanno stile, mi piacciono un sacco. Mia figlia, cioè, dopo questo ordine, mia figlia ha uno stile assurdo. Metti. Cosa metto? Metti qua. E questo è il top che mi sembra, questo va tutto il collo per allacciarlo. Metti.
Amore, non li metterò mai questi? Sì. No. 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 Ho detto... Cos'era questo? Metto le vergogne al collo. Dove? Sali, sali. Dove? Cosa tu? Dove? Cosa tu? Tu? Come l'hai mangiato? Dove c'è il frigorifero? Allora, questi qua li abbiamo già fatti vedere, vero? Sì, questi sì, questi sì. Ci rimane questo qua, che è... Ah, comunque non ve l'ho detto, ma i prezzi sono molto, molto, molto giusto. Giusti? Ok, facciamo vedere allora questo qua. Questa è un'altra tutina molto estiva, che è fatta così, dal davanti e dietro ha questa apertura così a X, tipo... È super carino. Molto molto sua caplasa questo. Non metterli in bocca, amore, non li metto in bocca vestiti. Poi abbiamo questo qui, che sono sempre dei pantaloncini molto scialli, insieme al loro cinturino. E insieme a questo bellissimo top che io adoro. È così. E poi è così, tipo c'è la spalla qui fuori. Poi abbiamo questo qui, che adesso vi farò vedere. Apri, amore. Abbiamo questo qui, che appunto sono altri pantaloncini con questo bellissimo fiocco. Questi da sono un po' più lunghini e sono leggermente più pesanti degli altri. Amore, ti amo, lo amo anche tra i piedi, però non in bocca, grazie. È il top che va insieme a... Oh Gesù Cristo, cosa hai fatto? Ma solo lei. Ecco, questo è il toppino che appunto va abbinato con i pantaloncini, che è così. Super carino. Poi che cosa troviamo? Abbiamo questo qui. Cos'è? No, questo è vuoto. Abbiamo questi pantaloncini, forse? Sì, oh sì, pantaloncini super fresh. Stupendi, infatti la Selena, tanto io gli abbino un sacco di top diversi e quindi ho voluto prendere questi pantaloncini che erano un po' diversi da tutti quelli che ha già, ma sono veramente stupendi, stupendi, stupendi. Hanno questi bottoni rosa, super carini. Grazie. Lo vuoi mettere? No. Come ho fatto? Poi abbiamo questo qui, che come è questo, super carino anche questo. Non so se è un pigiamino o qualcosa del genere, però mi piace un sacco, perché è questo qui, che è quello che poi gli avevo messo quando siamo andati all'ospedale. La pucetta. Dai, ma come fate la pucetta? Elena, non fare la pucetta che ha la mamma. I pantaloncini sempre abbinati alla loro maglietta. Molta pucetta. Tantita mamma. Mamma, facciamo la pucetta. Basta, pucette, Selena. Che tipo? Ora vi farò vedere una cosa di cui io sono follemente innamorata. Forse è la cosa che mi piace più di tutto questo ordine. Mia figlia è ubriaca, secondo me. State pronti, perché vi giuro è troppo tenera quella cosa. Ma guarda. Ma amore, sono questi pantaloncini così e così, insieme alla loro camicia super 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 carina e il suo pigiamino. Cioè, questo sarà il suo pigiamino. Adesso l'estate ancora non gliel'ho messo perché fa caldo, lei dorme con le mutande e basta. Ma questa è la Vaccalola! Sì. Com'è che fa la Vaccalola? No, Vaccalola. Poi? Vaccalola. Tiene la testa qui. Oh. È vero che anche la prima volta che gliel'avevo fatto vedere mi ha detto: ah, ma quella è la Vaccalola, mamma. Io, sì, è la Vaccalola. Cioè, ma questa camicia da notte quanto è carina. Guarda.
Bello! Come stavo dicendo, però, appunto, ancora non gliel'ho messo perché fa caldo. Caldo. Lei dorme soltanto con le mutandine. Mi fa male. Poi passiamo a quest'altro qui. Fagli vedere lo smalto. Guardate cosa gli fa vedere la Selena. Faglielo vedere. Corri. Dai. Sulle mani. Faglielo vedere proprio sulle mani. No, così ti fai. Guardate lo smalto della Selena. Ok, anche sui piedi. Sei una tipa assurda. Questo smalto che ho messo sulle unghie alla Sele è quello che ci ha regalato una ragazza quando era venuta al nostro raduno e ci ha dato uno smalto sia a me che a me. È un smalto che ci ha regalato. Ma sei abbastanza. Non mi piace. No, non è bella. Non ci tiro mica che la mamma. Dire calcio te. Ea. Come ea. Comunque stavo dicendo, questo smalto ce l'ha regalato una ragazzina quando era venuta al nostro raduno e ci ha chiesto la foto, ci ha fatto questo piccolo pensierino, è stato veramente un sacco carina come cosa. Alla Sele poi è piaciuto tantissimo, grazie. Okay. Hai detto grazie? Sì. Ok, andiamo al prossimo pacco che è questo qui. Questo vestito super bello. È semplicissimo, per carità. È veramente molto molto semplice. Selena, non mi toccare più quella caramella. Sì, va bene. Non, vedi che l'ho fatto apposta. Non mi toccare con quella caramella che mi appiccichi tutta. Cosa c'è? Ti piace questo video? Ma dai, mi passi quello per favore, amore mio? Me lo cojo solito, no. No! Sale con la pacchetta. Prossimo pacco è questo. Ta-da! Nel prossimo pacco devo altri pantaloni per amore di mare. No, non mi puoi fare i pizzicotti. Abbiamo questi pantaloncini qua super belli con queste perline. Così. Anche questi elastici. E insieme a questo abbiamo abbinato. Il naso. Mi hai preso il naso? No, dammi il mio naso, dammelo. Ecco. Dal ginocchio mi prende il naso. Insieme a questo naso. Maggio. Super bello. Guarda, non è andato via. Andato via? No, io mi nasso. Poi abbiamo quest'altra cosa che anche questa qua useremo, penso, almeno i pantaloni d'inverno, il top magari anche adesso. Maggio lascio. Insieme? Lascio. Da notare che insieme a questo outfit tiene anche questo che spero la... Sì, te lo posso provare? Dai, vieni qua. Vieni qua. Dai, te la voglio mettere sulla testa, si mette qua. Vieni qua. Ma come fai ad agganciarti queste robe, capito? Appunto, questo bellissimo cerchietto, no, elastico, come si dice? Diadema, come si dice in italiano? Questa fascia. Attenta alla testa, se la sai per sbattere. Forte anche, ridi. Insieme a questo qua che sarebbe la maglietta, molto scialla anche questa, è bello, ti piace? Allora mi metto, spostiamo le cose qua, voilà, ben poco, maglietta,
Sì, ma la maglietta, ci sono questi pantaloni qua che mi sembrano un sacco carini con quegli strappi. Mamma, da grande. Sembrano tanto grandi, ma in realtà tutti quelli gli stanno, perché anche l'anno scorso che avevamo preso dei vestiti da Shane, vi giuro che appena li ho visti ho detto madonna, ma avrò sbagliato taglia. E invece no, vi giuro che gli stavano proprio giusti, neanche troppo grandi. Gli stavano proprio giusti. Io lo vedo. Ninga me, ninga. Oh, che carina! Ti ho messo la fascia da flora! Ah, non mi hai fatto carina! Oh, io non te la dà. Falla brava. Allora, i pacchi stanno per terminare. Oh, avete visto come fa a vedere questo vestito, raga. Vi innamorerete, vi avviso già. È troppo bello. Questo gliel'ho anche già messo e... ti giuro, è una roba pazzesca. Soltanto che sfortunatamente penso di aver preso una taglia troppo piccola. E in realtà gliel'ho presa tutte uguali. Però su questo qua magari avrei dovuto, ecco, perché avevo una taglia in più, se l'ho capito, non lo so. E gli è stato proprio giusto, giusto. Cioè, per dire che la metterò quest'anno e basta, perché gli sta più piccolino. Poi magari lo taglio su questo. Allora, aspetta, è un pochino complicoso da far vedere. Perché allora è così. Poi dopo è così. Ok, allora. Questa sarebbe la parte della maglietta, no? Con il colletto, le maniche, e poi dietro, e anche giù, è un vestito. Questa qua è la parte della gonna. Così. E in pratica gli lascia tipo così la pancia scoperta. Ora comunque vi faccio vedere come qui lei ce l'aveva addosso, che si capisce molto molto meglio sicuramente. Altri due pacchi qua. Mi sono rimasti dei pantaloncini, che la maglietta non l'ho trovata perché appunto la gliel'ho già messa, però fortunatamente ho fatto la foto che ovviamente vi lascio qua. Mio Bobby, miei Bobby. Ultimo pacco è questo qui, che sono anche questi dei pantaloncini molto semplici, molto comodi, rossi così, bordeaux, insieme al suo top. Sembra che devi andare a fare ginnastica, è una roba troppo carina, è bellissimo. Poi tutti sono veramente un sacco comodi. Legarelle per me. Oh, un Poppy! Ma è per me questo Poppy? Ah, guarda quanto arrivo, penso di averci giocato tutta la sera. Io. Ciao. Ciao, amore. Mi metti qua così ti mi regalo. Allora, mettiamo a posto queste buste camere qui. Aiutami, aiutami, aiutami. Aiuto, mio regalo. No, Poppy. Se le vieni, mio qua. Stai per cadere? E niente amori, il video è finito, ma vi lascio qua anche le altre foto degli altri outfit che qua non avevo trovato, ma che comunque ho fatto le foto. E io e la Silvia vi mandiamo un bacione gigantesco e vi auguriamo una bellissima giornata. Auguriamo una bellissima giornata, cari. Ah! Almeno penso che un sorriso ve l'abbia strappato questa pasticcione. Ah! La testa la mia spatta, rimasta! Boom. Ci vediamo al prossimo!